Una donna va da un senzatetto. Ha poi detto che gli avrebbe dato tutti quei soldi per sposarla. L'uomo poi le chiede se ne fosse sicura. Le dice di guardarlo bene. Lei dice di sì. Dice che sarebbe molto buono per lui, avrebbe bisogno di dare un sacco di soldi per farlo. L'uomo ha poi detto che non poteva avere nessun uomo che voleva perché non avrebbe voluto stare con un senzatetto. La donna poi chiede se non volevi lasciare quella vita e non vivere più in mezzo allo sporco. Poi dice che dal momento che stava scegliendo e avrebbe accettato. La donna poi dice che non lo stava scegliendo perché era bello, ma perché non aveva altra scelta. Poi dice che dopo che si è sposato e lei ha ottenuto ciò che voleva, potrebbero divorziare poiché non avrebbe passato il resto della sua vita sposata con qualcuno come lui. Poi gli chiede se accetterebbe e lui dice di sì. Poi gli dice di alzarsi da terra. Poi si alza da terra e raccoglie i soldi che la donna gli aveva lanciato. Qualche tempo dopo, la donna va da un avvocato e gli chiede cosa ci faccia la donna lì. La donna poi dice che aveva buone notizie mentre si stava per sposare e quello era il suo nuovo marito. La donna poi dice all'uomo che questo era l'avvocato della sua famiglia e che avrebbe risolto la sua situazione ereditaria. L'avvocato poi saluta i due e dice che è stato un piacere averli nel suo studio. Poi dice che i due formavano una bellissima coppia. La donna poi racconta di essere stata molto felice e che i due si sarebbero sposati quel fine settimana. Ha poi detto che era molto felice e che non vedeva l'ora di ottenere tutti i suoi soldi. L'avvocato poi dice che c'era qualcosa che la donna non stava prendendo in considerazione. Dice poi che affinché la donna possa ricevere tutti i suoi soldi, dovrebbe essere sposata da più di 6 mesi. La donna poi dice che non poteva aspettare così a lungo e chiede se non c'era qualcosa che non andava nei documenti. L'avvocato poi dice che stava solo facendo quello che voleva la madre della donna. Dice che sua madre voleva solo che avesse accesso ai soldi quando ha dimostrato di aver trovato qualcuno che amava veramente e che qualcuno ha dimostrato di prendersi cura di lei. Dice che era il desiderio di sua madre e che avrebbe rispettato quel desiderio. Poi dice che aveva già trovato qualcuno che amava e che ci teneva a lei. L'uomo poi dice che era vero e che i due erano innamorati. Poi dice che era la donna della sua vita. L'avvocato poi dice che era molto felice per lei. Poi dice che 6 mesi sarebbero passati troppo in fretta e la donna dice che ne era sicura. Poi dice a lei e all'uomo di andarsene. Qualche tempo dopo, la donna era sdraiata sul divano. Poi inizia a ridere e dice che tutti pensavano che avesse sposato l'uomo per amore. In quel momento arriva l'uomo e si siede sul divano. Poi dice che se stava pensando che solo perché la sposata poteva stare a suo agio a casa sua, si sbagliava. Poi gli dice di portarle un bicchiere d'acqua. L'uomo poi si alza indignato e va in cucina a prendere l'acqua. La donna poi dice che se n'era dimenticata, ma che voleva la crema per massaggiare i suoi piedi. L'uomo consegna tutto ciò che la donna chiede. È entrata e gli ha detto di prendere la sedia e massaggiargli i piedi. Quindi avvicina la poltrona alla donna. Presto prende la crema e comincia a passare sui piedi della donna per massaggiarli. Poi gli dice che dovrebbe fare qualunque cosa lei dica, e in fretta. Qualche tempo dopo, la donna si sveglia nel suo letto. Viene quindi sorpresa quando l'uomo era sdraiato su di lei e poi lo spinge fuori dal letto. Dice che aveva già detto che non voleva che dormisse con lei e che non aveva la sua stanza al piano di sotto. L'uomo chiede quindi perdono alla donna e lei chiede quante volte avrebbe dovuto ripetere che era per lui dormire al piano di sotto. Poi si scusa e dice che non intendeva turbarla. La donna dice che ora dovrebbe lavare tutta la sua biancheria da letto. Poi dice all'uomo di prepararsi la colazione e lui le obbedisce. Qualche tempo dopo, l'uomo era fuori casa, a spazzare il marciapiede. In quel momento appare la donna e comincia ad osservare l'uomo. Qualche tempo dopo, la donna torna a casa e l'uomo la saluta. Poi le dice che deve essere stanca e le chiede se può massaggiarle le spalle. Lei poi accetta e si siede sul divano e l'uomo la segue per massaggiarla. Ha poi detto che aveva già riordinato la casa e lavato i panni. Poi le chiede cosa pensa di lui che prepara la cena per loro due. Ha poi detto che sarebbe stata lei a preparare la cena quel giorno, ma lui dice che non voleva disturbarla. Poi le dice di aspettare un po' perché aveva una sorpresa per lei. Poi le porge dei fiori. La donna poi dice che quei fiori erano belli e che ora avrebbe preparato loro la cena. L'uomo poi sospira di gioia.
Qualche tempo dopo, l'uomo torna a casa e dice di aver comprato una caramella per rallegrare la festa della donna. Poi lo ringrazia e lo abbraccia. Qualche tempo dopo vanno dall'avvocato e lei ha detto che era contenta di vederli. Dice poi che era giunto il momento che tutti aspettavano, il momento in cui avrebbe aperto il testamento per poter trasferire tutti i soldi alla donna. L'uomo ha poi detto che aveva qualcosa da dire. Dice che lui e la donna si separeranno. L'avvocato poi chiede di cosa stesse parlando. La donna allora dice all'avvocato di lasciarli parlare da soli. Ha poi detto che sarebbe uscita per un po' e che quando fossero stati pronti sarebbe tornata. La donna ha poi detto che prima che l'uomo prendesse qualsiasi decisione, doveva dirgli qualcosa. Ha poi detto di essere innamorata dell'uomo, perché nei 6 mesi trascorsi insieme, lui l'aveva trattata così bene e le aveva dato tanto affetto, che l'aveva fatta innamorare di lui. L'uomo poi le dice di smetterla con quelle battute, ma la donna ha detto che quella era la verità. Dice che in tutto quel tempo, alla fine ha imparato ad amarlo per quello che era. Ha poi detto che non aveva niente da offrirle, ma lei dice che non aveva importanza perché potevano vivere molto bene con i soldi che aveva e che voleva solo restare al suo fianco. L'uomo poi le chiede se ne fosse sicura e lei dice che non è mai stata così sicura in vita sua. Ha poi detto che non poteva negare di averlo provato anche per lei. Poi gli chiede se non avrebbe più divorziato e lui dice di no. La donna racconta poi all'avvocato che i due si erano parlati meglio e che avevano deciso che non avrebbero più divorziato. Poi dice che per quanto riguarda l'eredità, ne voleva solo la metà. L'uomo poi chiede di cosa stesse parlando e lei dice che aveva un piano. L'avvocato poi le chiede se era sicura di cosa avrebbe fatto con l'altra metà. Poi dice che l'altra metà voleva donarla a una casa di beneficenza. L'uomo poi dice che l'atteggiamento era molto bello. Ha detto che era sicura che ne avessero bisogno più di lei. L'avvocato poi dice che essendo quello era il testamento della donna, è andato tutto bene. Quindi dice alla donna dove dovrebbe firmare e la donna firma un documento. L'uomo poi si congratula con la donna per il suo bellissimo atteggiamento. L'avvocato poi dice che il giorno dopo i soldi sarebbero già sul suo conto e l'altra metà sarebbe già stata inviata a charity. Quindi augura ogni bene alla coppia. La donna lo ringrazia e dice che l'uomo era l'amore della sua vita. Poi dice che l'amava e i due iniziano a baciarsi.